Una macchina che recupera l'olio e il petrolio che potrebbe servire adesso per il Golfo del Messico, ma anche in situazioni di disastro ambientale come quelle accadute ieri a Padova nel Piovego. Nel Piovego sabato sera qualcuno ha infatti sversato decine di litri di idrocarburi che prontamente i vigili del fuoco assieme ai tecnici dell'ARPA vanno tolto con panne e olio assorbenti. Un problema che una macchina come la Discoil dell'Officina e Costruzioni Speciali di Albignasego avrebbe potuto risolvere in breve tempo, la stessa che ora si propone per il Golfo del Messico perlomeno per recuperare il petrolio sversato. Un episodio che d'altra parte deve far riflettere e che l'assessore all'ambiente del comune di Padova prende come spunto per lanciare un appello. E dunque, insomma, noi speriamo che si faccia luce su questo fatto, anche per risalire a chi ha commesso, diciamo, questo delitto ambientale. E dall'altra parte invoco un appello, faccio un appello a tutti i cittadini perché si facciano in un qualche modo promotori di azioni di controllo nel territorio affinché questo non succeda più. La macchina recupera olio se c'è olio, se non c'è olio la macchina non recupera niente. I dischi selezionano in mare o nell'acqua l'olio e quindi non c'è poi il problema di smaltimento dell'eventuale acqua recuperata che andrebbe a sua volta, dovrebbe venire, essere depurata. E quindi è una macchina che è economica nel suo processo ed economica anche perché tutto il petrolio che viene recuperato può essere riutilizzato. Una macchina già sperimentata in disastri del genere, capace di operare 24 ore su 24, che ha bisogno di pochissima manutenzione, pure ecologica, visto il mancato utilizzo di solventi chimici. Il funzionamento è molto semplice. I dischi girando catturano anche la pellicola più superficiale di olio o petrolio, riversandola su un serbatoio che può catturare fino a 300 tonnellate l'ora. Nel caso del Golfo del Messico, sarebbe importante che la macchina lavorasse in combinazione con le barriere galleggianti che dovrebbero essere messe in una posizione adeguata.